Lo straordinario mondo di Wimpel, ancora protagonista nel nuovo romanzo dello scrittore abruzzese Peppe Millanta. Dopo l'incredibile successo di Wimpel degli Orizzonti, divenuto un vero e proprio caso letterario e un breve saggio un po' romanzato sul significato delle nuvole, Millanta ci riporta nel magico mondo di Dinterbild, luogo immaginario tra la Terra e l'altrove, dove ritroviamo tutti i personaggi di Wimpel degli Orizzonti in una sorta di sequel, ma anche prequel. Siamo tornati sul luogo del delitto dopo un po' di anni, sì, perché un libro è un po' una raccolta di racconti, un po' un romanzo, un po' un sequel, un po' un prequel, nel senso che racconta sia ciò che è successo prima rispetto al libro di riferimento che è Wimpel e gli Orizzonti, sia quello che è successo dopo. Quindi è un libro così, un po' a metà strada. Siamo sempre nell'orbita dell'altrove, di Interbuild, questa terra di mezzo in qualche modo, dopo lo straordinario successo di Wimpel. Che passaggi troviamo in questo secondo libro? Beh, sì, torniamo dove abbiamo lasciato i nostri personaggi, quindi abbiamo Ned, Beaton e questa spiaggia, insomma questa Dinterbild. Resta una storia che in qualche modo gioca su questa sorta di trasloco esistenziale, no? Da Dinterbild, appunto il luogo dove si finisce quando qualcosa si inceppa nelle nostre vite, e la vita vera, intesa come il luogo dove tutto può ancora accadere, felicità compresa, quindi si gioca su questa linea. Dalle mongolfiere alle conchiglie che diventano un po' l'elemento predominante di questo secondo libro. Sì, sono conchiglie parlanti, sono conchiglie dove si nascondono le storie, ma perché è un elemento anche, penso, simbolicamente interessante, nel senso che uno dei primi momenti che abbiamo di incontro con la meraviglia, con lo stupore, credo che forse sia proprio quando ci portiamo all'orecchio da piccoli le conchiglie e ci scopriamo dentro il mare. È ancora presto per parlare di una possibile trilogia. Mi sa che ci fermiamo qui, però l'ho detto anche col primo. Credo che possiamo parlare di una duologia, non sono riuscito ad andare oltre. No, più che altro è proprio sono per chi poi avrà la voglia, insomma, di leggerlo, c'è un epilogo che spiega anche come questi due romanzi parlano. Diciamo, il primo è un'andata e il secondo è un ritorno. E penso che, insomma, la storia si chiude in maniera definitiva, insomma, questa piccola saga.